Giornata europea della rete Natura 2000. Benvenute e benvenuti a questo speciale del Ministero della Transizione Ecologica, il secondo dopo la giornata del mare di qualche settimana fa. E anche oggi avremo una carrellata, vedremo degli ospiti, viaggeremo nella natura italiana e capiremo cosa è questa rete così ricca che copre tanta parte del nostro territorio. Ma cominciamo subito con un saluto della nostra sottosegretaria Ilaria Fontana. Sottosegretaria, buongiorno. Buon pomeriggio, per me è un onore aprire questo evento che serve per celebrare la giornata europea della rete Natura 2000, che fa parte della settimana della natura. Ieri ad esempio è stata la giornata dedicata alle api, domani sarà la giornata della biodiversità. Una biodiversità che la rete Natura protegge, immaginiamo sono 6 milioni di ettari a terra quasi e 2 milioni di ettari a mare, e tutto questo viene protetto, viene curato, per esempio anche con fonti di finanziamento e progetti come i LIFE, non è vero sottosegretaria? Non possiamo parlare di Rete Natura 2000 senza parlare del programma LIFE, che ha il suo punto di contatto nazionale proprio qui, nella sede del Ministero della Transizione Ecologica. I progetti LIFE sono dei progetti atti a mettere al centro la biodiversità, conservando le specie e l'habitat. Noi dobbiamo immaginare, per esempio, che ogni euro che viene speso per proteggere il mare ne frutta 3. Capite quindi l'importanza di tutto questo e quanto conviene investire in queste risorse. Certo, nell'ultimo anno abbiamo avuto grandi problemi, la pandemia. Ecco, sottosegretaria, questo è anche uno dei temi importanti. Alla pandemia, come abbiamo reagito? Come dobbiamo reagire? La pandemia ha messo di fronte tutte le fragilità del nostro pianeta, però ha ribadito anche l'importanza della natura. Abbiamo vissuto un anno particolare, un anno e mezzo quasi, in cui la natura si è ripresa i suoi spazi e quindi sta lì, sta a noi il compito di tutelarla, di salvaguardarla, ed è qui la centralità della biodiversità. So che ci deve lasciare e quindi non la vogliamo trattenere oltre, ma le chiederei di lasciarci con un messaggio, un saluto per i cittadini e le cittadine che oggi ci stanno seguendo qui nella nostra diretta sui social del Ministero. Abbiamo il compito e l'opportunità di lasciare alle prossime generazioni un pianeta migliore. Non possiamo sprecarla. Grazie sottosegretaria Ilaria Fontana. Noi continuiamo con la nostra diretta di oggi. Oggi ricordo sempre giornata europea della rete Natura 2000. E per conoscerla meglio, questa rete così importante, così ricca, fatta di tantissime specie animali, specie vegetali, territori, habitat, ma anche attività umane ed esseri umani, perché la ricchezza di questa rete è proprio questa: riuscire a unire natura e cultura, economia della natura ed economia della società umana. E per capirlo meglio andiamo dal direttore generale Antonio Maturani della Protezione Natura e lo intervistiamo. Cerchiamo di capire con lui di che si tratta. Ed eccoci col direttore Antonio Maturani, insieme al quale capiremo meglio come funziona la rete Natura 2000, cosa è, perché è così importante per il patrimonio italiano costruirla e migliorarla, soprattutto cercando il consenso dei cittadini e capendo tutti insieme anche il lavoro che stiamo facendo è questo in questa giornata. Perché? Perché Natura 2000 siamo anche noi, sono i luoghi dove viviamo, dove produciamo, che possiamo ammirare di un paese particolarmente ricco. Direttore, ecco, che cos'è Natura 2000? Ce lo spieghi, ci entri un po' nel dettaglio, entriamo nei numeri. Bene, la rete Natura 2000 è una rete di siti di interesse comunitario, di zone di conservazione speciale nell'ambito dell'applicazione della direttiva Habitat e di zone di protezione speciale in applicazione di quella che è la direttiva Uccelli. Queste due direttive sono stati dei pilastri fondamentali, perché hanno delineato tutto un percorso che deve essere attuato nel corso degli anni, oramai dal 1992 ad oggi, quindi trentennale, per la costituzione di un sistema come pilastro fondante fondamentale per tutelare i nostri habitat, le nostre valenze naturalistiche. Quindi è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Ad oggi abbiamo, ad esempio, per quanto riguarda la situazione complessiva in Europa, 27.800 siti nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.
Di questi 2.000, 27.800 siti, in Italia abbiamo costituito 2.636 siti. In particolare sono stati individuati 2.357 siti di importanza comunitaria SIC, dei quali sono stati designati come zone speciali di conservazione e 636 come zone di protezione speciale ZPS, 357 delle quali sono siti di tipo C, ovvero ZPS, che coincidono con SIC, zone di speciali di conservazione, per un totale in ettari di 5.843.000 ettari a terra, pari al 19,40% del territorio nazionale, e di 2.071.000 ettari a mare, pari al 13% della superficie. L'importanza, cito solo alcuni dati complessivi, noi ad oggi tuteliamo 132 habitat, 90 specie di flora, 114 specie di fauna, delle quali 22 mammiferi, 10 rettili, 10 anfibi, 16 anfibi, 26 pesci e 40 invertebrati. E quindi, ai sensi della direttiva Habitat, circa 391 specie di avifauna ai sensi della direttiva uccelli. Da questi dati lei può comprendere quanto sia importante la valenza del sistema di Rete Natura 2000 in Italia, perché è un elemento fondante, un pilastro essenziale su cui fondare appunto le azioni che noi portiamo avanti e poniamo in essere. La recente nuova strategia europea per la biodiversità, no? Per il decennio 2020-2030, anche in questo caso la rete di Natura 2000 sarà un elemento essenziale. L'Unione Europea ci chiede proprio di implementare ancora di più quelle che sono le misure, i piani di azione, la gestione, renderne più incisiva e più specifiche quelli che sono gli interventi che noi dobbiamo prevedere e realizzare. Solo se decliniamo in maniera compiuta, nell'ottica di una visione europea e per quanto riguarda la nostra attività a livello nazionale, quindi con la nostra strategia nazionale della biodiversità, dalle Alpi fino alle isole, quello che è per tutto l'arco il dorsale appenninico, quello che è la rete, il sistema di Rete Natura 2000, comprendiamo che importanza abbia per tutelare la nostra biodiversità, salvaguardare i nostri habitat e tutte le nostre specie. Per cui l'obiettivo quale deve essere? Deve essere quello di creare ancora di più sinergia fra Stato e Regioni e gli enti locali, rendere più specifiche e più forti quelle che sono le misure e le azioni specifiche, localizzate e contestuali ai singoli territori, in un'ottica di visione d'insieme e nell'applicazione dei principi fondanti della direttiva Habitat, della direttiva Uccelli, della strategia europea della biodiversità e di recepimento la nostra, quella che è in itinere prossima all'approvazione, della strategia nazionale della biodiversità 2021-2030. La cosa interessante di Rete Natura 2000 è che non si tratta semplicemente di aree protette, alcuni di questi territori ovviamente coincidono anche con i nostri parchi, parchi nazionali, con riserve regionali e così via, però in molti luoghi sono anche luoghi dove l'uomo vive, consuma, produce, penso per esempio ai territori agricoli, è quasi un modello veramente di incontro fra natura e cultura, quasi un luogo dove facciamo pace ma capiamo anche come si può convivere con la conservazione della natura. È giusto quello che dice. Quelli che sono i siti di Rete Natura 2000 non è che sono vincolati in maniera tale che non consentono alcuna attività, non pongono in essere quella che è l'attività agricola, della pastorizia, di quella che è l'attività tradizionale, anzi piuttosto lo valorizza, la promuove.
La direttiva Habitat tutela sia i siti naturali sia i siti seminaturali. Nell'ambito di quelli che sono i siti seminaturali, i pascoli ad esempio, le attività che l'uomo nel tempo ha posto in essere, che sono poi la declinazione della propria autenticità, identità, il branding di determinati territori, quel tech care che nelle singole realtà c'è, la direttiva e la rete Natura 2000 le promuove. Quello che dobbiamo fare qual è? Quali sono, diciamo, i principi ai quali dobbiamo attenerci? È che nella promozione, nella divulgazione, nella concreta realizzazione di questa attività deve essere fatto in modo che sia attuato con un sustainable use, con un approccio sostenibile, con i principi del non detrimental finding, cioè deve essere concretizzato e attuato in maniera che non si creano commento alla natura, che la risorsa piuttosto venga implementata e quelli che sono i prodotti, le attività devono essere visti in un'ottica e in un approccio di sostenibilità. Quindi l'ottica e la visione di una coniugazione fra ambiente, storia, cultura, tradizioni, autenticità, identità di quei territori, trova proprio la sintesi in una simbiosi di buon lavoro e di buona attività. Ci sono tantissimi progetti per la gestione, per la conservazione delle aree Natura 2000, i progetti LIFE sono finanziamenti che ci arrivano dall'Europa per fare questo. E l'Italia come si posiziona? L'Italia è leader in Europa nell'ambito dell'attuazione di quelli che sono i progetti LIFE, perché abbiamo appunto una entità, una realtà territoriale variegata e è stato bello nel tempo vedere come tante iniziative si siano concretizzate e hanno dato attuazione a progetti molto importanti. E sottolineo da ultimo quest'altro aspetto. Rete Natura 2000 nasce anche da un bel rapporto costituito nel tempo fra quello che è l'entità dello Stato e l'entità delle regioni, la presenza nei territori delle realtà municipali, perché il percorso è stato sempre quello di realizzarlo insieme. Il principio su cui si è attuata ad esempio quella che è la valutazione di incidenza di cui abbiamo diramato nel 2019, approvate nel novembre del 2019 e pubblicate appunto in Gazzetta Ufficiale nel dicembre del 2019, bene, è stato un percorso che si è fatto con tutte le regioni, dove ognuno ha portato la propria esperienza, la propria peculiarità, la propria realtà cognitiva sui singoli contesti. Ecco, da questa sinergia, da questa attività assieme che abbiamo fatto, applichiamo oggi in maniera più uniforme, sostanziale, in maniera, diciamo, con parametri comparabili, nel rispetto della peculiarità della singola realtà, ma in una metodologia, in un format sostanzialmente unitario. E questo è stato merito anche di un lavoro congiunto di cui va dato atto nel tempo fra Stato e Regioni in una bella simbiosi e come un obiettivo che è quello della finalità di tutelare i nostri ambienti. Direttore, noi la ringraziamo, è stato particolarmente utile e affascinante il viaggio che ci ha aiutato a compiere. Abbiamo capito quant'è estesa, quasi un quinto di tutta la natura e tutto il territorio italiano è area Natura 2000. Questo significa che il nostro viaggio verso gli obiettivi europei è già a buon punto, ma non per questo dobbiamo, come dire, perdere la bussola o dimenticarci che però il viaggio continua. E per capirlo e per continuarlo insieme andiamo, ve l'ho promesso poco fa, a visitare alcuni di questi progetti, diciamo di eccellenza, ma forse eccellenti lo sono tutti. Nel corso degli anni sono stati centinaia i progetti LIFE approvati, noi siamo stati campioni, lo siamo tuttora. Beh, vediamo nel dettaglio che cosa significa il rapporto dell'uomo con la natura laddove oggi questo sta accadendo nei nostri progetti LIFE. Il progetto LIFE Falcon copre dal 2018 al 2023 ed è orientato alla protezione e salvaguardia del falco grillaio nelle popolazioni al limite nord della distribuzione europea. Qui siamo in pianura padana, dove una piccola popolazione di falco grillaio si è stabilita da alcuni anni.
Noi la stiamo aiutando costruendo torrette come questa e posizionando molte cassette nido nei territori delle province di Mantova, Bologna, Ferrara e Modena, a stabilire una popolazione vitale negli anni a venire. Partner del progetto Life Falcon sono BirdLife Grecia, ISPRA, Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale, l'Università degli Studi di Milano e ALDA, un'associazione con sede a Bruxelles che si occupa della comunicazione del progetto. Il progetto è coordinato dal Consiglio Nazionale di Ricerche, l'Istituto di Ricerca sulle Acque. La dimensione totale del progetto è di circa 1.700.000 euro. Una delle torrette di nidificazione del falco grillaio che ha costruito Life Falcon è stata dedicata ad amici e personalità dell'ornitologia recentemente scomparse, come il professore Matteo Griggio dell'Università di Padova. Mirandola, provincia di Modena. Queste sono le macerie del primo edificio che ospitò una colonia di grillai in pianura padana. Siamo nei primi anni 2000. Come questo edificio, moltissimi altri in tutta la zona sono stati abbattuti in anni recenti, soprattutto come conseguenza del terremoto che colpì questa zona nel 2012. Hanno molta più difficoltà a trovare edifici in cui nidificare. Life Falcon compensa la perdita di questi edifici offrendo le torrette di nidificazione e cassette nido in tutta l'area. Il problema analogo è quello che hanno i grillai in Grecia, dove anche lì Life Falcon offre cassette nido per una riproduzione sicura. Il grillaio nidifica in posti come questo, aree agricole molto aperte, molto ampie. Quasi nessuna delle colonie di grillaio in pianura padana è all'interno di Rete Natura 2000. Uno degli obiettivi principali di Life Falcon è cercare di spostare le colonie di grillaio all'interno della Rete Natura 2000, quindi i siti di nidificazione che stiamo costruendo e offrendo al grillaio sono tutti o in grandissima parte all'interno di Rete Natura 2000, dove ulteriori tutele legali proteggeranno la specie negli anni a venire. Splendidi animali questi grillai, questi rapaci che popolano i nostri cieli e che forse non guardiamo con sufficiente attenzione perché altrimenti capiremo meglio quanto è importante preservare la nostra natura. Ma dicevamo non solo specie animali ma anche specie vegetali. Beh, le orchidee magari le abbiamo regalate in qualche momento tenero della nostra vita, ma le orchidee sono anche delle specie da proteggere. Questo progetto che vi farò vedere adesso ci racconta esattamente la storia di queste orchidee. L'ente Parco Nazionale della Maiella è capofila del progetto FloraNet Life, insieme agli altri partner Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Regionale Sirente Verino, Università di Camerino e Legambiente.
lo scopo del progetto è quello di salvaguardare le 7 specie più rare incluse nella direttiva, quindi nell'allegato 2, che si trovano nell'Appennino centrale, che ovviamente ricadono all'interno di altrettanti siti di importanza comunitari, anche se alcuni di questi dei popolamenti di queste specie sono al di fuori dei siti SIC. Una delle zone degli obiettivi del progetto è stato proprio quello di adeguare il confine del sito di importanza comunitaria con la reale distribuzione di queste specie. Alcune di queste specie ovviamente hanno dei rischi legati a cause naturali, per esempio quelle di alta quota come l'androsa cematide o la donis distorta per i cambiamenti climatici, mentre altre a quote più basse come l'iris marsica che vedete qui dietro di me o la stragola aquilano sono legate all'aumento della vegetazione spontanea che interessa tutto il nostro Appennino a causa dell'abbandono delle attività agrosilvopastorali, quindi lì le azioni sono state mirate a ricreare chiarie e quindi a fare interventi forestali. Spazio è stato dato alla sensibilizzazione e alla divulgazione del progetto e delle attività per la salvaguardia delle specie, coinvolgendo molti portatori di interesse, poi ad esempio gli accompagnatori e le guide escursionistiche, i fotografi, ma anche e soprattutto i pastori e gli agricoltori. Ovviamente per alcune di queste specie sono state fatte delle reintroduzioni, quindi delle attività di restocking in natura, mentre per altre sono state attuate delle misure di protezione anche dagli animali selvatici, oltre che dall'uomo. Torniamo alla fauna. In questo caso parliamo di anfibi, parliamo di farfalle che vivono nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un habitat che se non lo conoscete vale la pena visitarlo. E mentre magari potete pianificare di fare il vostro viaggio in questi posti meravigliosi, noi intanto ve lo mostriamo con il nostro video.
La minaccia affrontata da questa buona pratica del progetto Life Wet Fly Amphibia nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterone Campigna è quella che riguarda la scomparsa degli ambienti riproduttivi per due specie target di anfibi in particolare, legate ad ambienti forestali naturalmente. Questi due anfibi sono il tritone cristato italiano e l'ululone appenninico. L'abbandono del territorio e la scomparsa delle aree aperte, soprattutto, e delle aree umide ad esse collegate, ha portato alla riduzione, appunto, di ambienti idonei alla riproduzione di queste due specie. Il progetto Life with Fly Amphibia ha deciso e pensato bene di ricreare questi ambienti o di implementare l'esistenza dei pochi ancora in loco. In che modo? Attraverso la ricostruzione di questi habitat, appunto. Abbiamo qui un esempio in particolare che è la creazione di uno stagno creato per la riproduzione dell'ululone appenninico. Perché dico l'ululone appenninico? Perché ci troviamo in un ambiente che alle sue spalle ha subito un taglio dell'area boschiva in modo tale che la luce potesse penetrare e riscaldare le acque. Infatti questa specie ha bisogno di acque poco profonde che si scaldino rapidamente per la crescita dei girini. Per quel che riguarda invece il tritone crestato, gli interventi si sono focalizzati più in ambito forestale, sotto copertura arborea. Difatti questa specie predilige acque un pochino più profonde rispetto all'ululone e comunque meno calde. Questi interventi sono stati realizzati da due partner del progetto, che sono i carabinieri forestali del reparto biodiversità di Prato Vecchio, per quel che riguarda gli interventi all'interno delle riserve dello Stato, e nel territorio del demanio della regione toscana gli interventi sono stati svolti invece dall'Unione dei Comuni del Casentino. Per quel che riguarda il versante romagnolo del parco e la Val di Sieve, i lavori sono stati invece affidati, per quel che riguarda la Val di Sieve, all'Unione dei Comuni della Val di Sieve, mentre per i territori della demanio regionale dell'Emilia Romagna si è deciso di affidare gli interventi direttamente ai concessionari dei pascoli o delle aree oggetto di intervento. In questo modo abbiamo potuto avere un contatto diretto con gli utilizzatori di questi territori in modo tale da sensibilizzarli sul problema, renderli partecipi nella risoluzione di questo e di conseguenza responsabilizzarli per una gestione futura anche in un'ottica di conservazione della biodiversità. Gli interventi, come abbiamo visto, sono piuttosto variegati e diversificati. Alcuni di essi sono estremamente facili nella realizzazione, come per esempio la costruzione di scalette di rimonte esterne e interne ad abbeveratoi già esistenti, ma anche la creazione ex novo di abbeveratoi è piuttosto semplice. Un pochino più complicato può essere la captazione dell'acqua, il ripristino di sorgenti, ma comunque sono problematiche facilmente superabili. Per quel che riguarda invece gli stagni, la realizzazione di nuovi stagni, bisogna prestare particolare attenzione alla scelta del sito, alla valutazione se utilizzare o meno l'impermeabilizzazione, a valutare se vi è o meno l'esigenza di costruire una recinzione che permetta il passaggio degli anfibi, quindi con una maglia piuttosto larga, ma che impedisca alla fauna selvatica o agli animali al pascolo di, col loro calpestio, rovinare il sito riproduttivo o velocizzarne l'interramento. Per quel che riguarda la manutenzione invece di questi siti, è davvero importante programmarla sin da subito, quindi considerare sin da un primo momento che sono siti comunque che devono essere mantenuti con una certa costanza, quindi ogni 2-3 anni prevedere un loro sfalcio, per esempio, o la rimozione di sedimenti, perché sono tutti ambienti che naturalmente vanno ad interrarsi.
da un parco all'altro. In questo caso entriamo in uno dei parchi più antichi d'Italia, quello d'Abruzzo, Lazio e Molise. In questo caso il progetto LIFE protegge alcune specie molto importanti e anche in questo caso vale la pena soffermarsi qualche minuto con il nostro video. Io ricordo che i progetti LIFE che vi abbiamo mostrato sono una selezione dei tantissimi, delle centinaia svolti nel corso del tempo. Questi in particolare sono quelli che il Ministero ha presentato sul suo sito negli ultimi mesi, ognuno come progetto LIFE del mese. Quindi continuate a visitare il nostro sito e troverete sempre, io dico, nuove sorprese, ma in realtà nuove informazioni. Peraltro abbiamo lanciato pochi giorni fa la nostra nuova newsletter, alla quale conviene dal punto di vista informativo, ovviamente, iscriversi e riceverla. Ogni mese vi terremo informati su tutte le novità, sia in campo, come dire, della conservazione della natura, ma anche tutti quelli che sono processi di protezione dell'ambiente, pensiamo ai mari, pensiamo alle coste e così via. Ma adesso vi lascio con il nostro ultimo video prima dei saluti finali. Il progetto Life Orchids è un progetto dedicato alla salvaguardia delle orchidee spontanee. È inserito nel programma Life, strumento finanziario dell'Unione Europea per la salvaguardia dell'habitat, della natura e della biodiversità, e si svolge all'interno della rete Natura 2000. Un insieme di 26.000 siti, aree protette. Si tratta di orchidee tipiche di praterie che sono considerate ad alta biodiversità, quindi di particolare pregio naturalistico, però mantengono queste caratteristiche solo se sono gestite dall'uomo attraverso il pascolamento e sfalci. Si tratta di un habitat in declino, non solo in Italia ma in tutta Europa, per via dell'abbandono di queste pratiche agronomiche che invece un tempo erano tradizionali. L'aspetto molto importante è la promozione della cosiddetta custodia del territorio. Cosa vuol dire custodire un territorio? Vuol dire essere protagonisti anche da privati nella conservazione della biodiversità e nella tutela del territorio. E qualche anno fa abbiamo scoperto la presenza di orchidee spontanee e da lì abbiamo iniziato a avere per loro un momento così di riguardo. Beh, è un fiore molto particolare, è anche difficile da coltivare, è un fiore che non si può comprare, no? Essenzialmente uno non bisogna concimare, neanche dare diserbanti o cose del genere, bisogna pulire manualmente. Fare attenzione che le erbacce non superino proprio troppo il livello in modo che possa arrivare il sole, e anche gli alberi sopra, se ci sono degli alberi che fanno troppa ombra, bisogna tagliarli un pochettino, eccetera. Ci siamo impegnati a curare, a preservare, cosa che facciamo da circa 20 anni, ma comunque con immenso piacere, queste zone del nostro giardino. Quindi sicuramente il privato diventa anche alleato dell'ente pubblico, quindi di un parco o di una città metropolitana, di una provincia, di una regione, per tutelare il territorio. Il nostro progetto coinvolge 7 enti, di cui 3 sono enti di ricerca, 2 sono enti gestori e 2 sono associazioni non governative che si occupano appunto di protezione dell'ambiente. È un progetto di durata quinquennale, nel senso che godrà del cofinanziamento dell'Unione Europea fino al 2023. Le orchidee, con circa 28.000 specie, sono una delle famiglie vegetali di angiosperme, quindi di piante fiorite, più numerose al mondo. Tutte le orchidee sono caratterizzate da relazioni molto strette con altri organismi dell'ecosistema, in particolare con gli insetti impollinatori, ma anche con dei funghi con i quali instaurano una simbiosi già dal momento della germinazione dei semi. Non sono solamente minacciate dall'uomo, dalla costruzione di infrastrutture, ma anche dall'assenza di questi microorganismi nel suolo. Gli sforzi di salvaguardia di Life Orchids si concentrano in particolare su 2 specie estremamente rare, i Mantoglossum adriaticum. L'altra specie si chiama invece Orchis patens. A queste 2 specie se ne aggiungono poi altre 7 che sono meno rare a livello
italiano e europeo, ma le cui popolazioni comunque sono in declino nelle aree di progetto. Consisteranno nel ripristino, nella gestione conservativa di questo specifico habitat attraverso l'eliminazione delle specie invasive, la rimozione di arbusti e alberi. Una volta ripristinato l'habitat, quindi create le condizioni ideali per la crescita e la diffusione delle orchidee, possiamo agire anche in laboratorio. Per riprodurre le orchidee dobbiamo innanzitutto impollinarle manualmente per mantenere la variabilità genetica. Dopodiché i semi vengono fatti germinare in laboratorio, in un ambiente asettico, attraverso due tecniche. Una tecnica asimbiotica, che non prevede l'utilizzo di funghi simbionti, oppure per via simbiotica, utilizzando i funghi simbionti precedentemente isolati dalle radici delle piante naturali. Le piantine sviluppatesi vengono ambientate prima in serra e poi reintrodotte nei loro ambienti naturali. L'idea della strategia della custodia nel progetto è di poter andare oltre il cofinanziamento dell'Unione Europea per dire: bene, tutti ci prendiamo cura del nostro territorio. Quindi siamo alla ricerca di circa 100 volontari che ci aiuteranno anche a uscire dai confini dei due parchi. L'opportunità per chi diventa custode è quella che riceverà anche materiali informativi, si potrà partecipare a workshop, saranno organizzati viaggi studio anche con altre esperienze a livello europeo, e quindi l'idea è proprio di costruire una rete, fare in modo tale che uno non si senta solo in questa custodia, in questo impegno, perché comunque è un impegno, ma faccia parte di un gruppo di persone che condividono la stessa passione e gli stessi obiettivi. Come avete visto, il progetto non interessa ovviamente soltanto il parco naturale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ma anche il parco della Maiella, quello dell'Appennino centrale e il parco naturale regionale Sirente-Velino, insomma un territorio particolarmente vasto. Il nostro viaggio si conclude qui oggi giornata europea Natura 2000. Vi do appuntamento domani mattina in diretta dai social del Ministero dall'Orto Botanico di Roma, dove presenteremo il quarto rapporto sul capitale naturale e capiremo come ci si attrezza per andare ad applicare, a rendere reale quella strategia che l'Europa ci chiede per mettere a tutela il 30% di tutto il nostro territorio naturale. E insomma, la nostra settimana della natura non si conclude oggi. Grazie per essere rimasti con noi. Ci auguriamo che voi abbiate avuto ovviamente la pazienza, ma speriamo anche il piacere, e ci vediamo, per chi vorrà, domani mattina alla nostra diretta dall'Orto Botanico di Roma. Grazie a tutti e buona serata.